Signori, è giunto il tempo. Il tempo di chiudere questa che di fatto è la penultima stagione di questa carriera con la Coppa. Di fatto con la Coppa, perché il campionato già l'abbiamo portato a casa. Il campionato già l'abbiamo portato a casa, l'abbiamo vinto. Con un po' di anticipo, si vola tutte le altre partite. Rimane l'ultima partita di campionato che simuleremo con tutte le con tutti i tribunali, insomma, senza, cioè, risparmiando un po' tutti quanti, ecco. E detto questo, poi cos'altro? Nulla. Ah, Coppa. Comunque, andiamo di Coppa. Andiamo con la Coppa. Ritorno con Besiktas. All'andata abbiamo vinto 4-2, se non mi sbaglio. Sì, 4-2 in casa. Un po' scomodo, cioè, nel senso, non è, cioè, si rischia il trappolone. Si rischia il trappolone. Però voglio essere fiducioso. Voglio essere fiducioso del fatto che invece in questo trappolone non ci cadiamo. Ora abbiamo un po' di tutti questi giocatori, Buragazzi, Makar. Quanto voluto che ci abbiamo. Signori, direi andiamo a giocare questa partita. Dai ragazzi. Eccoci. Pronti. Signori, semifinale ritorno di Coppa di Turchia. Diciamo che potrebbe essere un possibile trappolone, come ho detto prima, perché comunque abbiamo vinto 4-2 fuori casa. Significa che dovessero vincere loro 2-0, passano loro appunto per i gol fuori casa. E quindi può essere un problema, signori. Quindi può essere un problema. Adesso siamo concentrati. Abbiamo una finale di Coppa da raggiungere. Da raggiungere. Ho detto da raggiungere. E già sta cosa non mi sta piacendo. Non mi piace. Bravissimo Koke. Però porca mi... Dai ragazzi. Rice. Questo sarebbe fallo. Magari sarebbe anche cartellino. Ma magari sarebbe anche... Ecco. Calma. Schurz. Però ragazzi, io... Baba. Difensori. Difesa. Vabbè. Ok. Questa è l'ultima. Ok. Io continuo a ribadire il discorso del c'è qualcosa che non va per sui rigori per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e anche nell'assegnazione dei rigori, ma quello è un altro discorso. Gurcebe 1-0 e Ale, cominciamo a chiudere, mettiamo dei chiodi, dei paletti su questa qualificazione. Cominciamo a dare certezze. Non sogni ma solide realtà. E la finale di Coppa deve essere assolutamente una solida realtà, signori. Dai ragazzi. Allora, facciamo girare con la calma. Non abbiamo fretta. Non abbiamo assolutamente fretta. Così, con calma. Come direbbe un po' Franco Nero, piano piano. Così, di piatto. Ma proprio. Tac, così di piatto. Tac. Rivediamo il replay. Per vedere qua. Proprio di qua. Senza fretta. Si inserisce. Di là. Tac. Proprio. Guarda che. Guarda, aspetta.
Piano piano, guarda. La mando lì, la mando lì. Palla in buca d'angolo. Palla in buca d'angolo. Tac, gol. Ok, 2-0. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. 2-0. Ora, con 4 gol, se fanno 4 gol, andiamo ai supplementari. Ma se invece magari di gol ne facessimo noi un terzo, penso chiudiamo definitivamente ogni cosa, perché a quel punto con un 5-3 passiamo noi, sempre per i gol fuori casa. Quindi, signori, facciamo sto terzo gol e poi si va di simulata. Dai ragazzi, dai ragazzi. Porca miseria, porca trota. Dai ragazzi, dai ragazzi. Bravo Rice, passala. Olè. Suleimana, Suleimana, bruciateli tutti su. No, porca miseria, stavo andando a giro. Stavo andando a giro. Su, no, attenzione, no, calma, calma, manda via, benissimo, bravo Trap. Coke a Gurcebe, mamma mia, Gurcebe, mamma mia, Gurcebe in mezzo, Suleimana e Ale, e sono tre. E sono tre, signori. E sono tre. Adesso loro devono fare 6 gol per passare, perché 5 gol non gli bastano. Con un 5-3 passiamo noi per i gol fuori casa. Direi che è la finale in tasca. Però preferisco aspettare la fine del primo tempo per passare la simulata. Onestamente preferisco passare per aspettare la fine del primo tempo. Faccio magari un paio di sostituzioni, giusto per dare minutaggio a un po' di gente. E questo. No. No. Allalelelele. Fosu. Fosu. Si è rischiato. Bravissimo. Però, ragazzi, però, un po' di riflessi, un po' di vita, un po' di qualcosa. Niente, non, vabbè, non possiamo. È evidente che non possiamo andare a simulazione. Già verso adesso, la fine del primo tempo, si è attivata la modalità Shaolin Soccer e cominciano a partire robe strane. Quindi, ragion per cui direi che giochiamo anche la seconda parte del primo tempo. Magari la giochiamo con un paio di cambi. Magari con Dine Bimbe e Gibbs White. E riprendiamo. E riprendiamo, signori, e riprendiamo. Dine Bimbe. Gurcebe. Gloria per Gurcebe, signori. Ed è 4-1. Adesso dobbiamo fare altri... Sì, altri 6 gol. Vabbè, siamo tornati alle situazioni di prima. Altri 6 gol per passare il turno. E va bene così, direi. Va anche bene così, anzi, sapete che c'è? Stavolta mi fido. Simulazione. Avanti. Oh, vabbè, è semifinale. La finale, ovviamente, anche dovessimo chiuderla, la giochiamo fino alla fine, ovviamente. Però semifinale, signore, ormai la semifinale, vabbè che Besiktas e tutto quanto, però insomma... Siamo in una situazione da botte di ferro, penso la parte così simulata ce la siamo anche meritata, ecco, molto tranquillamente. Poi si fa la simulazione direttamente al risultato con... Si simula, diciamo, si fa simulazione veloce per l'ultima partita del campionato, che insomma prevede... Cioè, che per noi è completamente inutile, insomma, anche perché abbiamo già vinto, quindi... Ti metterà un po' di giovani tribunari. E intanto segna Ljajic. Vabbè, gli abbiamo dato una gioia a Ljajic. E vabbè. Dai, facciamo che va bene, dai. Alla 70esima siamo abbastanza tranquilli. Al massimo gestione squadra. Al massimo, guarda, ti faccio questo. Sari. Entra Sari al posto di Gurcebe. Così, giusto per far fare un po' di...
un po' di minutaggio, vabbè, meno male, meno male. Un po' di minutaggio, diciamo, ecco, a Volkan. Tanto penso, ripeto, non dovremmo subire 5 gol in 12 minuti per recupero, mi sembra un po' difficile. Comunque, sì, questa alla fine è stata una stagione comunque positiva, ripeto, alla fine. Coppa, salvo cataclismi, siamo nel peggiore dei casi, siamo in finale. Siamo tranquillamente in finale. Campionato l'abbiamo vinto, e l'abbiamo vinto anche a un largo anticipo. Champions siamo arrivati ai quarti. Poi insomma, abbiamo beccato una squadra di alieni e purtroppo è successo quello che è successo. Quindi niente. Cioè, comunque positiva come stagione, come penultima stagione positiva. Dovrebbe questo garantirci, diciamo, una come posso dire, una tranquilla, cioè dovrebbe garantirci non che una tranquilla, che scusate, sto un attimo imbecillito, dicevo, mister, ci è rimasto male e mi dispiace, il turnover è importante, bella, tanto guarda, facciamo che lo faccio giocare adesso, tanto penso l'abbiamo finito. Dite, noi abbiamo fatto 101 punti comunque. 101 punti. Come che siamo arrivati a 101 punti? Scusa, no, fatemi vedere, perché a me sbiello qualche cosa. No, 33 vittorie, 92, 2 pareggi, 4 sconfitte. Sì, 101 punti. Abbiamo fatto 101 punti. Viene un po' che cosa. 101 punti. È particolare come cosa. Ora facciamo una cosa, io bella cosa, però lo faccio giocare la prossima. Jovan Asankara e Cherik Arslan. Allora, Asankara e Cherik Arslan. Allora, Cherik in prima squadra per venderlo. Asankara non ci arriva neanche a un livello vendibile. Asankara non ci arriva proprio neanche a un livello vendibile. Se vuole andare va, insomma. Se vuoi andare vai, come diceva una famosa canzone, ecco. Anzi, piuttosto, un'unica cosa. No, vabbè, lo faccio dopo, ragazzi. Lo faccio dopo, non mi annoio. Sicuramente alcuni di questi giovani mi sono dimenticato di mettere in lista trasferimenti. Li metterò, diciamo, off screen, fuori dalla telecamera. Tanto metterlo adesso, metterlo dopo, cambia poco, ecco. Allora, anzi, no. No, scusate, ci perdo un pochino di tempo, però lo metto adesso. Allora, questi sono lista trasferimenti, trap, Iki, questo lo facciamo tornare. Iki lo facciamo tornare e vendiamo Baba. Non mi sarei mai immaginato di una cosa del genere, ma allora, Uchuk e lista trasferimenti. Poi Bella Toro, Ozoi, Yemello, Bulut. Poi Piqué, Schurz. Piqué era cruciale, vabbè, sta andando via. Amadou, Calou, Malon, Plasis. Allora, Celik è già in trasferimenti. Olson è meglio che lo metto in lista trasferimenti. Sturaro lo poi metterò in lista trasferimenti. Bulut è già in Verdugo, Gitwai, Dina, Atkas. Il Maz, Atkas, va bene. Arslan, lista trasferimenti. Albici, Özdemir, Sinsek, Gurceve, Suleimana, Aydin è già andato. Sinsek, ok. Un altro Arslan, Buragazi è ok. Tursun. E Leao e basta, ok. Quindi tutti hanno Dursun, è già arrivato, ok, perfetto, scusate, mi sono distratto un attimo. Allora, signori, io direi, intanto con Antalyaspor andiamo di simulazione veloce, dopo aver messo tutti gli ultra panchinari, ultra giovani. Allora, quindi direi Aydin,
Simsek Dursun lo mettiamo come? Dursun lo mediamo, mette Dursun, ok. Poi centrocampo CC, ci metto To Verdugo e c'era un altro giovincello. Ce l'avevo un giovincello, è Bulut. Verdugo Bulut. Mediano ci metto Kunde. Bella cosa, però sai che c'è? To, ce lo metto giovane. Bella cosa, però faccio giocare, la faccio giocare. Poi è Bulut. Poi sui terzini c'ho il Kucuk, lo metto qua sulla sinistra. Sulla destra non ho di quelli giovanissimi là, sulla terzina, però ci metto Kalulu e va bene. Sinistra Verdugo per un Balon. Ok, allora, semmai qualcuno di Panchinaro. Mi porto Panchinaro Tosto Arslan. A sinistra Özdemir. E direi va bene così. Fondamentalmente va bene così. Si fa la simulata con questi. Simulazione veloce. Questa magari la perdiamo anche. No, la vinciamo pure, signori. La vinciamo con tutti i giovanissimi. La vinciamo comunque. Benissimo. Signori, abbiamo fatto 104 punti in campionato. 104. Campionato straordinario. Allora, mentre qua ci sono un paio di giocatori che... Ok, sono felice. Vabbè, mi sto guardando attorno. Poi ne arrivo. Premio torneo. 14 milioni per aver vinto il campionato. Per come l'abbiamo vinto, probabilmente. No, comunque c'è 14 milioni. Cioè, i soldi arrivano, ragazzi. I soldi stanno arrivando. Questa stagione, i soldi stanno arrivando. Io mi aspetto. Non dico. Allora, 100 milioni no. Giovane scende il contatto. Alir Dursun. Ciao. Come suol dire, se vuoi andare vai. Allora, qua Drago Vukoya ha trovato tutti i giocatori. Vabbè, basta così, insomma, non direi basta così. Allora, simula tutto. Benissimo. Poi andiamo avanti. Allora, giovane recinto in contratto. Asankara, cioè Atkas. Non voglio rinnovarglielo. Si deve levare dalle balle. Atkas non è vendibile, non lo vuole nessuno, non lo vuole neanche la famiglia a casa, Atkas. Quindi, per carità del cielo, devo giocarmi sta finale di coppa. Allora, adesso conto squadra primavera. Vabbè, ok. Ma per quello che può contare ormai, signori. Diamo simula tutto e andiamo, signori. Andiamo. E adesso Fenerbahçe, Karaburuk per la Coppa di Turchia. L'ultimo trofeo, l'ultima partita di questa penultima stagione. L'ultimo trofeo che ragazzi possono alzare, cioè, questa stagione. Il secondo. Diciamo c'è la possibilità di avere un secondo doblete. Un altro doblete che onestamente non ci dispiace. Ripeto, vogliamo vincere tutto. Tutto e qualsiasi cosa, cercare il più possibile di alzare il budget per l'anno prossimo. Perché l'anno prossimo bisogna... L'anno prossimo è l'ultima. È l'ultima stagione e bisogna forza puntare al massimo, bisogna puntare alla vittoria. L'unica cosa che voglio fare adesso, perché voglio provare a farlo, vedere se posso. Impostazioni. Allora, no, partita. Allora, estrema. Ok, siamo lì. Modalità competitiva no, perché la modalità no. Sim. Cosa sto sim? Cosa? Vabbè. Visuale, video, audio, personaggio. Ok, partita. No, io non volevo. Allora, postazioni. Questo. Io vorrei. Na 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 na. Vorrei. Niente. Non posso togliere la. Le trattative rigide. Quindi purtroppo questo sarà l'ennesimo problema.
Quindi significa che oltre l'85, cioè oltre l'85 non potrò comprare nessuno. E questo sarà un problema per rinforzarci proprio, perché alla fine ci ritroviamo a essere veramente molto limitati in quanto riguarda l'ambito di possibili rinforzi l'anno prossimo. È un po' una rottura, ma vedremo. Comunque, signori, io direi gestione squadra. Vediamo un po' la situazione. Questo. Ok. Ma va bene così. Signori, andiamoci a giocare a sta finale. Dai ragazzi. Eccoci. Pronti? Io sbaglio sempre il tasto, porca miseria. Pronti siamo. Siamo qui per giocarci un'altra. Porca miseria. Che caspita. Ah, dovevo per forza avere problemi anche all'ultima. Vabbè, niente. Devo fare un po' più attenzione a quanto riguarda le maglie. Vabbè. Comunque. Dice, voi giustamente voi lo riconoscerete nel video, perché vedete, bianco e giallo riconoscete. Io c'ho un mio problema, che il mio televisore purtroppo non è messo benissimo, le immagini un po' ingiallite, e quindi quando le immagini sono ingiallite il bianco diventa giallo, e quindi io sto vedendo gialli contro gialli, quindi c'è un po' di problema io, però va bene. Signori, siamo qua, comunque proviamo a giocarcela. Siamo a finale a vincere. Dai ragazzi. Ma allora sei in fingardo. Aspetta. Vabbè. Bene. No, ma iniziamo benone. Iniziamo bene. Vabbè. Signori, è iniziata adesso. Non è successo niente. È iniziata adesso. Possiamo riprenderla. Dai ragazzi. Rice. Cross in mezzo. Niente. Dai ragazzi. No. Bravo. Mamma mia. Iemmello. Iemmello, che intervento che ha fatto Iemmello. Allora, dai, tira. Ok. Sulemana. Ha trovato il buco. In mezzo. Bingia, viene 1-1. E Ale. E la riprendiamo. 14esimo. La riprendiamo. Benjamin, ancora lui. Sempre protagonista. Sempre trascinatore. Grande azione e cross da parte di Sulemana, che gliela mette perfetta, calibrata sulla testa, lui libero, in aria, davanti al portiere. Non può sbagliare, veramente non può sbagliare da lì. E adesso, signori, 1-1, adesso andiamo a vincere. Dai ragazzi. Chiudilo Fosu. Bravissimo Fosu. Ripartiamo, Sulemana. Dalla Benjamin. C'è un inserimento. Bellissimo. Koke. Per Gurcepe. E Ale. 2-1. E la ribaltiamo. E Ale, signori. La reazione della grande squadra, che colpita si rialza e colpisce più forte. 2-1, signora. Signori, al 22esimo. 2-1. Adesso chiudiamola. Deve finire in gloria questa stagione. Deve finire in gloria. Mamma mia! Bagno! Bravo Bagno! Andiamo! Di là! Dritto di là! Benjamin! Porca miseria di Bodici! Ed è 3-1! E Ale, signori! E Ale, 3-1! Grande Gurcepe! E Ale! Signori, la coppa è più vicina. Si avvicina sempre di più il doblete. Per questa stagione si avvicina sempre di più il doblete.
Portiamola a casa, signori. Portiamola a casa. Dai, ragazzi. Dai, ragazzi. Dai, ragazzi. Bravissimo. Ok. Di là. Bagno. Bagno. Bel inserimento. Bagno, mamma mia. Bagno. Bagno. In mezzo. 4-1. 4-1. E Ale. Già le mani sono sulla coppa, signore. Già le mani sono sulla coppa. Le mani sono sulla coppa. E le mie mani, invece, ammaccano sempre bottoni sbagliati. E vabbè, signori. Le mani sulla coppa. Le mani sulla coppa. 4-1. Signori, l'ho detto. Questa stagione deve finire in gloria. E finirà in gloria. Dai, ragazzi. Dai, ragazzi. Dai, ragazzi. Di là sulla fascia. Kurčev. Di là, ancora Bagno. Bagno. A campo a disposizione. In mezzo. Koke. Non ci sono più. E Bubu. Il Fenerbahce non c'è più. 5-1. E Ale. E Ale, signori. E Ale. È una giornata di festa. È una grande giornata di festa qua al Karanguruk. Dopo lo scudetto, mi sa che festeggiamo anche la coppa. E possiamo cominciare a festeggiarla già adesso con largo, largo, largo anticipo. Direi che è già chiusa la questione. Direi che è già chiusa. Direi che è veramente già chiusa. Non vale neanche la pena fare sostituzioni, cose, quant'altro. O almeno potremmo farle, magari secondo tempo, insomma, per dare un po' di gloria ad altri, però mi sa che è meglio continuare a stare concentrati e giocarla. Penso che sia meglio invece continuare a giocarla concentrati. Penso, ho questa sensazione. Comunque, finisce il primo tempo. Finisce il primo tempo 5-2. Con queste partite molto normali da FIFA, ecco. Proprio. Comunque, notare bene: loro hanno fatto 3 tiri in porta. Di questi 3 tiri, 2 gol. Trap, un minchia sì. Cioè, sei presente? Sei tra noi, caro Trap? Perché hanno fatto 3 tiri e 2 sono stati gol. Io te lo vorrei dire, eh. Comunque, signori, allora, io. Io però no, signori, andiamo, riprendiamo, no. Giochiamola così, giochiamola sera fino alla fine, al massimo magari sostituzioni, fra virgolette, serie, ecco, non solo di turnover così. Al 60esimo quello ha bisogno, perché sto cominciando a vedere dello Shaolin Soccer. Sto cominciando a vedere dello Shaolin Soccer da parte del Fenerbahce. Che succede? Che c'hanno? Ok, perfetto. Ok. 5-3 segnato. Ok, una domanda. Ti dice che nei spogliatoi va a prendere un tè caldo. Ecco, che minchia gli hanno dato nel tè caldo al Fenerbahce? Perché, insomma, c'è, gli hanno bumiati. Che cosa gli hanno dato nel tè caldo? C'è che era te? Era davvero te? Insomma, perché sto vedendo dello Shaolin Soccer così molto, molto in ordine sparso. Ecco, quindi noi stiamo concentrati. Mi sa che dobbiamo continuare a giocarla in maniera concentrata fino alla fine, signori. Fino alla fine. Dai ragazzi. Kurčev. In the man's. Porca miseria, va bene. Fa niente. Primo palo. Mezzo. Benjamin. 6-3. E Ale, signori. E Ale. Mettiamo i puntini sulle i. Mettiamo le tette. E Benjamin. Su. A posto. Mettiamo la partita a posto. Grande Benjamin. Ormai centravanti universale Benjamin, ormai pazzesco. Benjamin è veramente diventato pazzesco. Io
Io ribadisco ancora ricordo Benjamin, l'ho preso. Sì, perché era buono allora, può essere una buona occasione, ma l'avevo preso anche molto per il cognome, insomma, per quanto potesse, in ottica ignoranza, era perfetto per la serie. Poi si è rivelato veramente essere molto di più di una mascotte, è diventato un trascinatore! Un trascinatore, signori, un trascinatore! 7 a 3, abbiamo rotto la magia, abbiamo rotto l'incantesimo, è finito lo Shaolin Soccer! 7 a 3, signori, 7 a 3, portiamo a casa sta coppa, signori! Portiamo a casa questa coppa! Portiamo a casa questa coppa, signori! Portiamola a casa! E a lei! E alle signori, e alle 7 a 3. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Calma, bravissimo. No, no, questo non va bene. Questo non va fatto bene. Non va fatto bene. Alla, 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 alla. Ok, no, no, ma no, bravissimo. Mamma mia, bagno. Mamma mia, bagno. Mamma mia, bagno. Che intervento che ha fatto. Mamma mia, che intervento che ha fatto Bagno! Grande Bagno! Allora, Trap, un pochino più presente a te stesso con le uscite, eh. Di là, Suleimana, 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 ok. Poggia di qua. E così ce lo siamo spazzolato via di dosso. Questo Fenerbahce ce lo siamo spazzolato via di dosso. La difesa ha giocato alle belle Siamo statistiche, a 8. adesso Quanto però ci stiamo siamo? rivedendo. Non li sono in 8 a 3. 8 a 3, signori. 8 a 3. Alla fine neanche cambi sto facendo. Va bene così, ragazzi. Va bene così. Questi 11 titolari che comunque ci hanno. Sono. Fra tutti, insomma, tutta la squadra che ci ha trascinato, sono anche loro. Ci sono tanti eroi di sempre in questa, in questo Karagümrük, in questa formazione, che meritano alla fine di restare fino alla fine in questa finale di coppa. Questa Buon intervento difensivo. grande finale di coppa, signori. Bene così, signori. Bene così, ci voleva una bella vittoria Possesso palla. convincente. Prendono palla banalmente. Altri soldi che arriveranno, altri obiettivi conclusi, Ancora 3 minuti altre da belle giocare. robe, Possibilità signori, di altre riaprire il belle tiro. robe. Una bella palla Cerca troppo il lunga, recupero. però, troppo lunga, però, La conclusione niente. migliore. Vabbè, Intervento rigore, providenziale del rigore, difensore. Ha evitato un gol rigore, fatto. rigore. C'è il rigore. L'arbitro lo richiama, ma C'è da fallo sul battere un Cagliari. rigore. Adesso dovrà C'è segnare da il gol. battere un rigore. Allora, allora, io un po'. Però. Ah. Rigore tra Boh, poco per vabbè. l'Italia. Volevo fare il cucchiaio, ma mi sa che ho sbagliato il tasto. Va bene, niente. Comunque, 9 a 3. Ancora Benjamin. Sempre Benjamin. Viene riproposto il replay La del chiudiamo così. Cagliari. La Poco chiudiamo. fa, poco reattivo In sotto allegria e pressione. gioia. Fenerbahce, Non sembravano convinti dei credo, tiri. traumatizzato da Ci questa provano. finale. Un 9 a 3, diciamo, Finisce classico per qui. questo, Sono due quello gol che è per loro. questo Vincono FIFA. il finale. Hanno giocato una Signori, grandissima finale. Vinto meritatamente. godiamoci la Dovrebbero festa. esultare con i propri tifosi. Godiamoci la festa, signori, per un'altra coppa alzata. Benjamin, che i gol, quanti ne fa? Ho fatto il poker. Il poker di Benjamin quasi festeggia. Beh, sarà un peccato, o l'ho saltato io oppure non c'è stato. Grandi festeggiamenti per il campionato. Ma per la coppa sì. Festeggiamo questa coppa. Festeggiamo questa coppa, signori. Eccola qua. Eccola. Chi l'alza? Chi è il capitano? Chi l'alza questa coppa? I fuochi d'artificio, la Voglio gioia vedere di chi l'alza. Chi è il vivere la capitano? terra, no, per i calciatori, per momenti così. Si vive una vita È Trapp. intensa È per una soddisfazione del Trapp genere. il capitano. È Ogni Trapp partita che richiede l'alza. sacrifici, perché i sacrifici sono stati Come la tanti. stai ferrando, Tanti Trapp? allenamenti, tante
Ale, niente, la ferra sempre con i palmi, la ferra così la coppa, la ferra così, con i palmi. Con i palmi la ferma, va bene. Va benissimo, ma sollevala come ti pare, basta che la alziamo. Ale. È un altro trofeo nella bacheca al Karanguruk, alzato così con i palmi. Alzato con i palmi, così, con i palmi in bellissimo. Meraviglioso. Si festeggia a bordo campo con i tifosi. Ebbene sì. Ebbene sì, signori. È un momento di festa. È un momento di festa grande, però anche basta. Però anche basta, direi. Anche va bene così. Ora, signori, io a questo punto voglio chiudere la puntata arrivando a fine stagione, a inizio, anzi, non so proprio a fine stagione, comunque a inizio della prossima. E nel dire questo vi dirò anche una cosa, c'è un piccolo, diciamo, cambiamento di programma, nel senso non potrò fare live per la puntata di domenica, non potrà essere live perché io non sarò a casa domenica, probabilmente neanche sabato, quindi molto molto probabilmente anche la prossima puntata sarà registrata. Ecco, ho apprezzato l'impegno, tutte cose molto belle. Cioè, la puntata, ripeto, probabilmente sarà registrata anche quella domenica. Però in compenso a questo punto farò semplicemente un cambio. Magari quella di martedì, se tutto va bene, credo di martedì, la farò live. Tra l'altro, ripeto, tra l'altro essendo in ferie potrò assolutamente farla senza problemi. Atkat, non ci devi rompere. Mister, pensi essere migliorato? Sì, ne parliamo presto. Sì, certo, cazzo, ne parliamo prestissimo. Guarda, ne parliamo tanto presto. Allora, giocatore di scadenza sempre Atkas, interesse per Roca, tanto favore. Comunque, ripeto, purtroppo c'è il discorso. Io, allora, giocatore al rientro. Makar, Yusuf Makar è tornato Yusuf Makar. 73. Ma aspettavo una crescita maggiore, onestamente, dal buon Makar. Signori, mi sa che anche Makar lo vendiamo. Mi sa che anche Makar lo vendiamo. Ma vabbè. Io direi, termina la stagione, ovviamente sono, non possono che essere strafelici delle prestazioni in campo del club, non possono che essere strafelici della nostra presenza in panchina, di conseguenza ovviamente diciamo il contratto è rinnovato. E ripeto, allora, live sarà, ripeto, come ho detto, martedì. Probabilmente la farò martedì. Dovesse esserci, allora rimaniamo così, se non vi dico no comunicazioni in merito, la live sarà martedì. Consiglio sempre, tenete ogni giorno d'occhio gli shorts, la sezione shorts di questo, del mio canale YouTube, di questo canale YouTube, perché è lì che soprattutto do le indicazioni, diciamo, sono lì che do le comunicazioni. Cioè, siccome purtroppo so che gli shorts, come posso, intanto questo scegliamo, vabbè, tanto è fare uno. Siccome so che purtroppo le notifiche degli shorts arrivano molto in ritardo, io vi dico, la sezione shorts al canale YouTube tenetela sempre d'occhio, perché è lì che do comunicazioni su cambiamenti. Quindi per questo vi dico, dovesse esserci cambiamenti ve lo dico, ma ora come ora pensate alla puntata, quella che uscirà domenica, uscirà registrata e non live, perché non avrò letteralmente modo di farla né domenica né giorno precedenti, perché comunque non ci sarò sicuramente domenica, non ci sarò sicuramente sabato a casa, quindi dovrei farla, non so, for venerdì, ma non so neanche se sarò live, sarò venerdì, dovrei farlo lunedì, sarebbe una cosa brutta. Quindi semmai facciamo che alla domenica la puntata sarà registrata, martedì la faremo live. Ecco, detto questo, visto che già ha finito a caricare, vediamo un po' tutta la situazione. Allora, vediamo tutta la situazione. La situazione. Questo importante, vabbè, mercato aperto. Voglio vedere il budget.
il budget trasferimenti 35 milioni, mi aspettavo molto di più. Onestamente mi aspettavo molto molto di più. Però vabbè, queste sono questioni che vedremo in seguito. Detto questo, signori, noi per questa puntata ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Sarà registrata domenica per poi fare calcio mercato con voi live martedì. Detto questo, molto semplicemente, un saluto a tutti quanti voi. Alla prossima.